come trasformare un business analogico in digitale. Affronteremo questo tema con sei ospiti, due in studio e quattro collegati da remoto, quindi io partirei subito con la presentazione degli ospiti in studio. Renato Ciccarelli, direttore generale di Naprix, società service di Illimity Bank. Ben arrivato. Grazie Gerardo. Bene. Poi durante i tuoi commenti la mascherina puoi toglierla, siamo a distanza di sicurezza. Pietro Pellizzari, quindi CEO di Wikicasa. Ben arrivato Pietro. Grazie Gerardo, un saluto a tutti. Bene. Da remoto, allora partiamo in ordine. Abbiamo collegato da Roma Samuele Lupidi, CEO di Alfa Credit. Buongiorno Samuele. Buongiorno, Ben arrivato. buongiorno a voi, grazie. Cristian Calusa, CEO di Opisas, quindi investimenti di immobili all'estero. Cristian, ben arrivato. Grazie, buongiorno Gerardo, buongiorno a tutti. Bene, Grazie ancora per l'invito. grazie a te. Una vecchia conoscenza, Angelo Semirano di Gestim. Ciao Angelo, ben arrivato. Vecchia conoscenza, ma sempre, sempre giovane. Grazie per l'invito. E grazie a te. E poi un vero giovane fra tutti, Fausto Maglia, CPO di Casavo, l'Instant Buyer italiano. Ciao Fausto. Ciao Gerardo, un piacere essere qua. Benissimo, allora, inciso di questa tavola rotonda proprio che leggo. Allora, siete tutte aziende con un forte imprinting digitale legate ad un business concreto e immateriale come l'immobiliare. Allora, le domande a cui dovremmo rispondere un po' sono come si costruisce un business online, come si ascoltano le esigenze dei clienti, quali criticità bisogna considerare nella trasformazione digitale di un business che è legato al mattone. Quindi, insomma, l'obiettivo di questa tavola è quello di fornire agli agenti immobiliari spunti utili, di fatto, per aiutarli a trasformare, insomma, il loro business e quindi portarlo, farlo spostare un po' nel digitale. Allora io partirei subito con le domande e la prima la rivolgo a Pietro Pellizzari di Wikicasa, insomma un portale coraggioso perché è arrivato sul mercato ormai da alcuni anni, già quando, insomma, il panorama era, insomma, già popolato da grandissimi player. Quindi, Pietro, a parte i complimenti per il coraggio, voi avete creato un business da zero, quindi in presenza di competitor davvero forti. Da dove siete partiti e come? Beh, io sono partito dal business analogico perché ho avuto la fortuna di lavorare per circa 3 anni per uno dei gruppi immobiliari più storici del mercato italiano e quindi ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con le agenzie immobiliari dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. E quindi il mio primo contatto col mercato è stato con quello tradizionale, con gli operatori del settore. E quindi conoscendo le modalità di lavoro delle agenzie ho capito che mancava un player in Italia che rappresentasse gli agenti immobiliari sul web, differenziasse la loro attività e promuovesse il loro portafoglio valorizzando l'attività dei professionisti. Quindi io sono partito dal business tradizionale per poi orientarmi a quello web. Ho avuto la fortuna nel mio percorso di coinvolgere quindi gli operatori tradizionali, i nostri soci che hanno in primis creduto nel progetto sono grandi gruppi come Gabetti, Tecnocasa e Remax. E quindi da lì sono partito in un settore che vedeva già presenti degli operatori internazionali, e quindi li conosciamo bene, immobiliare.it, Idealista e Casa.it, che recentemente si sono sposati. E quindi sicuramente siamo entrati in un settore, che vedeva già 3 player importanti internazionali, però noi l'abbiamo fatto questo ingresso cercando di proporre un modo diverso di fare il portale e quindi partendo dalla figura dell'agente immobiliare come figura centrale. Il nostro slogan era trasformare gli agenti da semplici inserzionisti a protagonisti del web. Quello era il messaggio che abbiamo dato alla categoria e sulla base di quel messaggio abbiamo costruito il nostro modello di business, incentrando ovviamente sui professionisti come inserzionisti nel portale, cercando di dare all'utente che va online maggiore affidabilità, garanzia e trasparenza delle informazioni che va a consultare e anche proponendo un diverso sistema, di visibilità. Che non fosse la mera vendita di pacchetti di annunci, un po' come si faceva, no, con la carta, Certo. ecco, il numero di annunci, l'annuncio che sta in cima, in copertina. Abbiamo cercato di creare un modello diverso, incentrato su social network, motori di ricerca, display retargeting, che quindi consentisse alle agenzie di andare a coprire in maniera capillare,
ovviamente il web per ottenere leads e quindi contatti dai clienti. Chiarissimo, quindi insomma il portale immobiliare non soltanto più come editore semplicemente di annunci, ma qualcosa in più, quindi una forte impronta operativa e digitale con servizi aggiuntivi a questo punto che possono supportare l'operatività dell'agente immobiliare. Fausto Maglia da remoto, Casavo Instant Buyer italiano, ricordo, partito da 2 anni, ha raccolto oltre 100 milioni di euro, i founder tutti quanti under 30 e quindi insomma 25-27 anni quando siete partiti. Il vostro è un business di fatto che è molto prop, no? Legato alla proprietà, ma per renderlo scalabile di fatto avete dovuto ricorrere ad una dose massiccia di tecnologia. Qual è il ruolo del digitale in Casavo, anche se qualche detrattore dice che non siete prop tech? Non conosco, ecco, le idee. Nasce perché con un approccio, ecco, che è proprio tipico delle startup digitali, quindi un approccio lean, ha iniziato dal minimo indispensabile, no? Da ciò che serviva per poter validare un modello di business che comunque era innovativo per come funzionava, anche senza la parte tecnologica. Immediatamente dopo la validazione del modello di business, in realtà era chiaro fin da subito a tutti quanti, a Giorgio, il nostro founder e CEO, più di tutti, che la tecnologia dovesse essere alla base di quello che facevamo, perché altrimenti non saremmo riusciti né a generare valore per i nostri interlocutori, che sono i venditori, e anche gli agenti immobiliari, né a scalare il nostro business, come hai detto tu. Quindi oggi il ruolo della tecnologia in Casavo è assolutamente quello di migliorare i processi comunicativi in azienda, visto che il processo immobiliare, come tutti quanti qua sappiamo, è molto molto complesso e noi lo gestiamo tutto dall'inizio, veramente dalla scintilla iniziale fino alla fine. Ci permette di ridurre la complessità stessa del processo e poi direi le altre cose importanti sono che grazie poi alla raccolta puntuale di dati ben strutturati riusciamo a fare analisi molto precise delle nostre performance e quindi anche a migliorare i processi, il che si traduce di nuovo in un valore maggiore per tutti coloro che operano assieme a noi e quindi in definitiva, di nuovo, scalare il business. Ultimo punto che secondo me è importante, prima di magari fare un ultimo passaggio sull'utente finale, è che semplificare il lavoro delle persone, dei miei colleghi nello specifico, permette di alleggerire anche ciò che loro devono fare e di semplificarlo, il che permette anche di poter insegnare più rapidamente a persone nuove che arrivano in azienda com'è che si fa un mestiere che è molto complesso. Infine, per noi la tecnologia è alla base della costruzione proprio del valore per l'utente, che a volte risiede ormai quasi completamente nella tecnologia stessa. Un esempio che posso fare è quello dell'applicazione che abbiamo rilasciato durante il primo lockdown, quello esteso a tutta la nazione, che permette a noi, anche agli agenti immobiliari, ai nostri partner, di visitare gli immobili dal remoto. E questa applicazione, essendo integrata con tutti i nostri sistemi, permette sostanzialmente di digitalizzare quel elemento fondamentale del processo di vendita di una casa, e il venditore non deve più far entrare qualcuno all'interno dell'immobile. È una cosa che è utile sempre, in un momento storico come questo è particolarmente utile. Molto bene, Fausto. Di fatto, insomma, la tecnologia nel vostro caso ha semplificato, ha reso il business scalabile di fatto e soprattutto vi ha permesso di concentrarvi anche sull'esperienza dell'utente, che è un aspetto molto molto interessante per l'agente immobiliare. Torniamo in studio, Renato Ciccarelli, Neprix, Famiglia ai Limiti, voi partite un po' da lontano con network di aste online, ET Auction, quindi una
dire una grande impresa, molto, molto bella già allora, oggi insomma con potenzialità rinnovate. Allora, come è nata l'idea e come si è sviluppata di fatto nel corso degli anni? Ma sì, noi affondiamo le radici nel 2011. Seguendo un po' il gioco di questa mattina delle lettere, partiamo dalla A delle aste telematiche, no? E da lì siamo partiti cercando di rinnovare un settore, quello delle vendite giudiziarie, che era appannaggio di pochi e molto, diciamo, nebuloso. Lo abbiamo fatto con i beni strumentali, quindi fondando il primo portale Industrial Discount che facesse aste telematiche per beni strumentali, diventando di fatto leader di mercato in quel settore, per poi spostarci circa 4 anni dopo sull'immobiliare, con una logica più o meno simile, cioè vendere per conto delle procedure concorsuali, delle vendite giudiziarie, con una FIA a successo nel caso in cui la vendita vada a buon fine. È chiaro che quello è stato un punto di partenza, se vogliamo, in un mercato privilegiato che sconta una lontananza dal libero mercato ancora molto ampia, e quindi abbiamo cercato di avvicinare il compratore a vendite che sono importanti, hanno un'ampiezza, diciamo, è importante, considerate che si svolgono circa 260.000 aste da vendite esecutive all'anno, ed è un settore che vale miliardi ed è ancora troppo lontano, diciamo, dal mercato. Abbiamo cercato di avvicinarlo spostandoci appunto nel settore immobiliare attraverso la fondazione del secondo portale Real Estate Discount, con cui facciamo aste telematiche per asset immobiliari, quindi vendiamo all'asta telematica immobili. E non lo vendiamo soltanto allo smanettone, diciamo, trentenne, lo vendiamo anche alla famosa signora Maria, no? Che di cui ci preoccupiamo sempre, che non riesce ad arrivare, diciamo, online. La signora Maria arriva online e compra online anche attraverso un'asta telematica. Dobbiamo ricordarci che l'asta telematica non è vendita giudiziaria, l'asta telematica è un metodo attraverso cui avviene la definizione del prezzo, elimina la trattativa privata e il prezzo si forma attraverso una gara competitiva ad armi pari. È chiaro che non è il modello applicabile, questo modello non è applicabile a qualsiasi tipo di vendita, e quindi avvicinandoci al mondo poi dei repo leasing, lavorando con i più grandi leasing sia nel settore strumentale che immobiliare, abbiamo raffinato questo modello di sole aste telematiche al modello di mediazione, se vogliamo. Quindi noi non siamo certamente l'azienda che disintermedia, siamo l'azienda che cerca di intermediare in maniera più intelligente, avvicinando mercati che sono lontani e utilizzando il booster di questi mercati per arrivare poi al mercato libero, chiamiamolo così. Ci siamo avvicinati poi velocemente diciamo al mondo degli NPL e al mondo degli UTP, e quindi abbiamo incontrato i limiti, ed ecco che arriviamo alla lettera I, quindi dalla A alla I. Per ora ci siamo fermati alla I di illimiti, possiamo arrivare fino alla N di Neprix. Che significa per noi illimiti? Illimiti significa in qualche modo dare velocità a tutte le nostre idee, agli ingredienti che in questi anni abbiamo messo lungo il nostro percorso, fatto di 120 persone, 3 immobili venduti al giorno, 50.000 mail vendute ogni giorno, oltre 70.000 utenti che entrano nei nostri negozi, diciamo, online ogni giorno, e una rete capillare di agenti interni e una rete, diciamo, a sostegno degli agenti interni che si è aperta anche alle agenzie esterne. Ecco, stiamo cercando quindi di integrare con ingredienti diversi e conoscendo sempre di più il mercato, diciamo, il nostro modello. Questo perché una delle parole, diciamo, fondamentali di questo periodo è sicuramente l'aggregazione, oltre a consulenza piuttosto che vendita che ho sentito questa mattina, oltre al cambiare il proprio vestito mentale, cioè, ecco, aggregazione di servizi lungo un unico fil rouge, quindi dare la possibilità di assistere il cliente venditore, il cliente compratore dall'inizio alla fine, attraverso venditori, attraverso visibilità, attraverso l'operatività on site che viene fatta con il modello di illimiti, cioè che non è sempre necessariamente make, che a volte è anche buy o partnership, e quindi creiamo partnership con soggetti che sono verticali in determinati ambiti, realistico per esempio uno, Wikicasa è un altro, con cui cerchiamo sinergie per dare maggiore visibilità, diciamo, a quello che è il nostro servizio. Bene, torniamo poi
da te su Neprix con l'altra domanda ancora più vicina agli agenti immobiliari. Quindi insomma il concetto delle aste peraltro è un mercato di grande interesse, non pensate soltanto alle aste legate all'esecuzione di immobili, pensate anche alle aste un po' più anglosassoni da mercato libero, quindi insomma pensate al caso Bolaffi, no? Che oltre ai francobolli si è messo a fare anche aste immobiliari, ma ci sono tanti casi di aziende in Italia che stanno puntando su questo segmento di fatto particolare. Torniamo, Scusami, ti interrompo un attimo, solo è importantissimo, no, il concetto di asta, perché l'asta non è appunto vendita giudiziaria, è metodo di formazione del prezzo, a cui può essere accompagnato di tutto, non è certamente l'unico metodo attraverso cui vendere. L'esempio di Bolaffi è interessante, applica l'asta a prodotti che hanno un particolare interesse sul mercato e quindi incontrano più compratori. Corretto, giusto inciso. Cristian Calusa, collegato da remoto, Pisas, quindi investimenti immobiliari all'estero. Qui la sfida, Cristian, è veramente tosta, ardua, perché quasi nessuno dei tuoi clienti vede gli immobili che acquista. In quale modo il digitale supporta quindi le attività della tua azienda? Ciao a tutti, dici bene Gerardo, è proprio vero. Cioè, secondo un nostro sondaggio, oltretutto, sugli italiani che investono nell'immobiliare all'estero, abbiamo si è delineato che 7 investitori su 10 non ritengono fondamentale visitare l'immobile di persona prima dell'acquisto. Secondo me questo dato però è legato principalmente a due aspetti. Prima di tutto, quasi il 60% del medesimo campione ritiene fondamentale farsi assistere da un esperto in questo genere di investimenti. Quindi l'esperienza e la competenza dei professionisti che propongono tali investimenti sopperisce in qualche modo la distanza. Questo è un buon dato, secondo me, per risolvere tutti quei problemi negli investimenti all'estero delle persone fai da te, che poi rovinano un po' questa fascia di mercato. L'altro aspetto è legato all'alto livello di trasparenza e digitalizzazione del mercato immobiliare americano. Noi operiamo negli Stati Uniti, lì infatti il digitale è una realtà consolidata, come tutti sanno, da moltissimi anni, e ha un effetto concreto sulla facilità nel reperire tutte le informazioni sugli immobili e oltretutto la trasparenza dei dati e dei processi. Tutto deriva, non so, dal fatto che il catasto negli USA è online, l'MLS è una realtà consolidata in tutti gli Stati Uniti. Faccio due esempi per far comprendere meglio magari a chi non conosce bene gli strumenti disponibili nel mercato americano, ma la piattaforma web Zillow, ad esempio, fornisce dal 2006, è online e pubblica, tutte le informazioni su un immobile necessarie a valutarne al meglio l'investimento. Valore, data e compravendite, locazioni, negli anni, valori medi della zona, previsione per i prossimi 12 mesi. Il suo database oggi credo abbia più di 110 milioni di case negli Stati Uniti. E il secondo è la piattaforma MLS, il Multiple Listing Service, che invece è un esempio di database che è aggiornato costantemente per legge, è fruibile e chiaro, su quali tutti i broker e agenti immobiliari lavorano, e oltretutto l'MLS nel sistema americano delinea già tutto quello che sono le procedure tra gli agenti, quindi chi rappresenta il venditore, chi rappresenta l'acquirente, e questo sicuramente nel nostro campo rende tutto più semplice. Noi come Pisas investiamo costantemente risorse per metterci sempre di più di supportare meglio i nostri clienti in via digitale, aumentando anche il feeling della proprietà in sé, perché è vero che è un investimento, però alla fin fine parliamo di immobiliare, c'è sempre una parte emozionale in questo, e quindi cerchiamo tramite il digitale, visto che a oggi direi il 99% dei nostri clienti non vanno a vedere gli immobili, vanno poi successivamente durante i loro viaggi in America o vacanze, ma acquistano senza andare, e quindi investiamo sempre per dare sempre di più il feeling dell'immobile, perché comunque sono un po' un vanto anche gli immobili che noi vendiamo, perché insomma li compriamo, li ristrutturiamo secondo me con dei criteri ottimi, e li affittiamo, e quindi insomma ci teniamo ai clienti a far passare tutto il lavoro che c'è dietro, perché poi il nostro cliente vede il prodotto finito, invece deve capire un po' tutto il processo che c'è dietro, dall'acquisizione a tutti i passi.
questo digitale che ha supporto anche dell'investitore immobiliare italiano che vuole andare a comprare negli Stati Uniti, quindi un caso studio interessante. Passiamo dagli immobili all'estero, quindi parliamo un po' di soldi, parliamo di mediazione del credito, parliamo con Samuele Lupidi, CEO di Alfa Credit. Samuele è collegato da Pescara, se non sbaglio. Allora, Samuele, se penso alla mediazione del credito, penso un po' a modelli di servizio così, un po' analogici, no? La dipendenza, infatti, dalle procedure del sistema bancario, di fatto, è un po' una zavorra per l'innovazione. Come Alfa Credit, come state affrontando questa sfida? Hai ragione, Gerardo. In effetti, la mediazione creditizia ha dei modelli di servizio analogici. Sicuramente l'Italia è un bel paese, ottimo clima, chilometri di spiaggia, persone affabili, ma rispetto alla digital transformation siamo molto indietro rispetto al resto d'Europa. Per mia abitudine, per migliorare la mia qualità professionale, la mia cultura, faccio spesso, ho fatto diversi viaggi di approfondimento all'estero, alcuni dei quali anche con dei miei collaboratori, soprattutto nei paesi anglosassoni. Questo perché? Perché è importante vedere come nel resto d'Europa viene trattato lo stesso argomento. E da lì mi sono convinto che dobbiamo spingere sull'innovazione, sul digitale, per dare un servizio che sia efficace ed efficiente sia al cliente ma anche alla banca, che per noi è anche un cliente. Ritengo che noi con il nostro lavoro possiamo mettere la banca in condizione di fare meglio il proprio lavoro, accorciando i tempi di lavorazione delle pratiche. È vero che, come dici, le procedure bancarie possono essere e molto spesso sono davvero una zavorra, no? Ma anche alcuni mediatori creditizi spesso ci mettono del loro per far sì che le banche ritardino nella fase decisionale. Ecco, quindi che cosa bisognerebbe fare? Intanto la fase di consulenza deve essere fatta con precisione e competenza. E poi la fase istruttoria, anch'essa deve essere fatta in modo completo. Bisogna velocizzare i flussi, e per velocizzare i flussi una buona partenza determina sicuramente un buon arrivo. Come facciamo? Utilizziamo ovviamente il mondo digitale. E ti faccio alcuni esempi. Acquisizione dei dati per successivo utilizzo con intelligenza artificiale. Acquisizione dei dati non vuol dire inserimento a manina dei dati dei clienti o fare una scansione di un PDF, significa acquisire il dato. Robotizzazione, quando è possibile, delle attività istruttorie. Miglioramento della verifica dello scoring creditizio del cliente, che non significa migliorare lo scoring creditizio. Migliorare la verifica dello scoring creditizio del cliente si fa utilizzando strumenti predittivi, strumenti di approfondimento che possono essere usati anche dai mediatori creditizi. Alfa Credit nasce proprio per questo. Mi piace dire che è una società nata da poco, ma in effetti ha una importante storia, ha delle fondamenta importanti che derivano proprio da un grande gruppo. Noi nasciamo oggi digitali, mentre siamo già in produzione stiamo implementando le nostre piattaforme gestionali, le stiamo assemblando in corsa, perché è così che ritengo bisogna fare per continuare a crescere e rispondere alle esigenze del mercato. Grazie Samuele, tu sai quanto io sia attento a questi passaggi, proprio una filiera di istruttori di erogazione del credito, seguendo da vicino ciò che accade negli Stati Uniti, no? Dove addirittura arrivano a, insomma, proporre, diciamo, l'erogazione del mutuo in 21 giorni, addirittura altrimenti pagano una penale al cliente, quindi insomma speriamo di arrivare presto anche qui in Italia a quei livelli. Angelo Semerano, allora Angelo, con Gestim tu hai, diciamo, affrontato il tema
della digitalizzazione dall'alba dei tempi, ancora quando si usavano i floppy disk e quindi si usavano cose offline per l'installazione, ecco, del software. Tua esperienza, quali sono stati i passaggi chiave per l'affermazione della tecnologia e insomma, soprattutto avendo a che fare, ecco, con una categoria professionale che è sicuramente tanto relazionale, ha una grande capacità di relazione, ma diciamo una poca propensione alla digitalizzazione. Sì, Gerardo, infatti l'hai detto direttamente tu, siamo partiti dall'epoca preistorica, fondamentalmente da quando c'erano i modem, quelli a 56K, no? Quelli che fischiavano e così via, similfax per intenderci, quindi quelli analogici, per arrivare poi fino ad oggi. E quello forse di fatto è stato uno dei nostri vantaggi, perché siamo cresciuti a livello tecnologico di pari passo con la tecnologia, quindi man mano che c'era un'evoluzione tecnologica sul mercato, ecco, dal modem 56K, poi la DSL, poi la fibra ottica, internet, diciamo a livello anche di smartphone, cellulari e così via, noi andavamo di pari passo. Il difficile qual è stato, appunto, andare a portare la tecnologia su persone che di fatto non avevano necessità all'epoca, parliamo di 15 anni fa, di tecnologia, perché tutto sempre era basato totalmente sul rapporto umano. Rapporto umano che ancora oggi è l'elemento chiave centrale, nonostante oggi ci sia tanta necessità della tecnologia, però tutta tecnologia che ci può essere sarebbe di fatto totalmente inutile se non ci fosse poi la figura umana e il rapporto umano tra l'agente immobiliare e le parti che deve mettere in contatto o la parte singola che rappresenta in base poi al modus operandi dell'agente in questione. E quindi la tecnologia oggi è un di più a supporto dell'agente immobiliare, si parla tanto, no? La tecnologia che deve sostituire, la tecnologia che magari vuole sostituire l'agente immobiliare è puramente utopia e follia da un certo punto di vista, perché secondo me il ruolo chiave in questo caso dell'agente immobiliare, però il ruolo chiave della persona umana nei processi che coinvolgono persone, quindi non stiamo parlando banalmente di vado al supermercato, prendo dallo scaffale qualche cosa oppure vado sull'app di e-commerce, faccio il click e mi arriva a casa, allora non mi serve più lo scaffale, la persona che lo monta, piuttosto che qui ho bisogno comunque di persone che mettono in relazione tra loro altre persone che vanno a soddisfare i loro interessi. Noi appunto per riuscire, diciamo, a portare la tecnologia senza che la stessa diventi, possa essere stata poi di fatto troppo invasiva all'interno dell'ecosistema relazionale degli agenti immobiliari, abbiamo applicato un po' i cinque sensi, quindi la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto, ovvero un po' la vista, li abbiamo guardati un po' su come operavano, come si comportavano, che cosa facevano, quindi quali erano poi di fatto le loro necessità, e li abbiamo ascoltati tanto. Il tatto dove entra in gioco, con la strezza di mani, noi abbiamo sempre creduto, e se oggi siamo qui anche in veste digitale a sinergie, subito quando mi hai detto facciamo sinergie, però lo facciamo in digital, ci siamo lo stesso, non c'è problema, anche se con una lacrimuccia, perché di fatto gli eventi live dove incontri le persone, appunto stringi le mani, ti danno veramente quella marcia in più, sviluppano un po' quelle relazioni, obiettivamente un po' il pubblico manca il calore umano, manca un po' quello che poi rappresenta un evento dal vivo con tutte le persone, e quindi noi abbiamo sempre creduto sugli eventi dal vivo con tante iniziative a cui sia abbiamo partecipato che organizzato direttamente, appunto dove potevamo incontrare gli agenti immobiliari per poi arrivare anche al gusto, perché a questi eventi poi ci sono sempre cene, aperitivi, e quindi passi tante ore anche conviviali insieme agli agenti, dove poi esce un po' quel sommerso, non inteso come il sommerso quello di stare, ma esce un po' quel sommerso, diciamo quello spaccato di quella che è la quotidianità dell'agente immobiliare, che è il lavoro che fa, ma anche tutto quello che c'è intorno, fino ad arrivare, diciamo, all'olfatto, e qua diciamo siamo andati a naso, e di naso diciamo un po' me ne intendo. Grazie Angelo. Quindi insomma, tu sei un'azienda tecnologica, ma alla fine mi hai dato
dei parametri molto, molto umani, e quindi i cinque sensi, e quindi insomma gli agenti immobiliari saranno sicuramente contenti di un riavvicinamento, ecco, temporaneo agli aspetti umani e relazionali. Secondo round di domande, abbiamo 15 minuti, quindi vi chiedo brevità. Pietro Pellizzari, allora, nella mediazione quale percorso avete individuato che possa garantire diciamo un'adozione del digitale che abbia successo per gli agenti immobiliari? Chiaro. Non parlo, Pietro, dell'utility da usare alla bisogna, parlo di un flusso, quindi insomma di lavoro digitale. Spesso si sente parlare di disruption, la tecnologia che irrompe nel mercato e lo rivoluziona, lo trasforma. È un bellissimo termine, però la realtà dei fatti è che la tecnologia non è una materia prima, la tecnologia viene fatta dagli uomini che insieme ai computer elaborano e sviluppano la tecnologia. E ricordiamoci che tutti i presenti in questa tavola rotonda lavorano in un settore in cui l'elemento cardine sono gli agenti immobiliari. Alcuni di noi ce li hanno come clienti, altri come partner, però il mercato gira intorno a loro. Quindi la nostra filosofia qual è? È quella di plasmare la tecnologia a misura del professionista. Questa è la nostra mission, e quindi l'obiettivo nostro è quello di accompagnare i professionisti in un percorso di evoluzione. Mi permetto di fare due esempi veloci. Oggi il professionista moderno deve conoscere gli strumenti digitali, utilizzarli, ma non deve essere un professionista del web, non deve essere per forza un esperto di online marketing, deve avere dei partner che lo supportano a ottenere i maggiori benefici da questi strumenti. Noi con il nostro servizio premium abbiamo cercato di fare quello, aiutare i professionisti a ottenere i vantaggi dell'online marketing e quindi poi alla fine della fiera ottenere i contatti dal web, no? Le richieste clienti. Altra cosa, si sente parlare spesso, quindi secondo esempio, dei big data, bellissimo termine, però i professionisti big data fanno fatica a masticarli, servono società come le nostre che li mettono a disposizione e rendono questi big data intellegibili dai professionisti, e quindi il market report che abbiamo sviluppato in ottica di acquisizione degli incarichi è uno strumento che va in quella direzione, utilizzare i dati del web, le banche dati, la domanda e l'offerta per dare strumenti semplici ai professionisti che con velocità possono sfruttarli e poi ovviamente portare beneficio al cliente finale, che poi è l'ultimo tassello che muove il mercato in cui tutti lavoriamo. Quindi questo è il nostro modo di operare, quindi la tecnologia ovviamente a supporto e non in contrasto con gli agenti. Chiarissimo, Pietro, quindi insomma imparate, conoscete, istruitevi, ma poi sappiate anche delegare queste attività a fornitori, insomma, e a partner che possano essere di supporto alla vostra attività, alla vostra conversione digitale. Fausto Maglia, quindi torniamo a Casavo. Consiglio diretto, dovendo digitalizzare i processi, quindi dell'agenzia immobiliare, da dove partiresti? Bella domanda, cercherò di essere breve come mi hai chiesto. Noi lavoriamo moltissimo con gli agenti immobiliari e in realtà appunto le operazioni le facciamo insieme e siamo direttamente coinvolti quindi nel loro lavoro. Perciò, come si direbbe in inglese, we feel the pain, no? Che è anche un mantra poi per lo sviluppo dei prodotti tecnologici nel modo corretto. E per me una parte veramente dolorosa di questo processo è la gestione documentale, la creazione, la conservazione, lo scambio di documenti, la firma, visto quanta burocrazia è coinvolta in un processo transazionale. E, ecco, quindi a noi piacerebbe sicuramente per noi stessi e per tutti gli agenti immobiliari poter semplificare questo aspetto qui. Perfetto, quindi, insomma, più file e meno cartelline reali, un po' questo per concetto che ci stai dando. Bene, grazie. Renato Ciccarelli, peraltro per te c'è una domanda dal pubblico, ovviamente, oltre che la mia, vediamo di metterle insieme, insomma, di coniugarla. Allora, quali sono gli elementi che risultano vincenti in un mercato che vive una transizione verso il digitale, no? E quale ricetta diciamo potresti dedicare agli agenti immobiliari che vivono ancora un business iperlocale? Questa è la mia domanda. Dal pubblico invece Stefano Benatti ti chiede: ma l'agente immobiliare nella filiera Neprix dove si colloca?
Ok. Parto velocissimamente dal sondaggio che ha fatto casa.it, che mi ha un po' impressionato, ma poi in fondo ci aspettavamo, no? Cioè, allora ce l'ho qui davanti adesso, il 66% dice, chiede con la bacchetta magica che cosa devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda, fantastico. Poi il 50% dice che vorrebbe applicare la mediazione, diciamo, come obbligo di legge. È un po'... No, una strada facile. Non no? Siamo quella, è un po' una strada facile quella sì. che si è scelta. Cioè io diciamo punto di più su quel 15% che diceva che forse gli agenti immobiliari sono troppi, partendo chiaramente dagli abusivi che non hanno senso di esistere. E che cosa bisogna fare? Cioè, bisogna sicuramente capire che l'agente immobiliare che pubblica su Wikicasa e apre la porta soltanto non ha più senso di esistere. L'agente immobiliare deve fare un salto avanti e deve produrre veramente del valore aggiunto. E il valore aggiunto sta nella relazione probabilmente con il cliente, nel mettere a terra il lead che viene generato da Wikicasa, da casa.it, da immobiliare, e nella relazione che può avere, rispondo alla domanda, con Neprix. Noi abbiamo la volontà di integrare il processo e di poterlo in qualche modo di formare per avvicinare cliente venditore e cliente compratore. Abbiamo un inflow captive che è molto importante, perché il Limiti ha già acquistato milioni di crediti a cui sono agganciati asset immobiliari, oltre 10.000, e ha acquistato repo, diciamo, più di 350 immobili. Quindi siamo un po' insta buyer, diciamo, e un po' agenti immobiliari. Ci affacciamo al mercato con la generazione di lead con i nostri portali, generando lead attraverso i portali paralleli e i portali di listing, e scarichiamo questi lead o sulla nostra agency interna o sulla agency esterna di agenzie che abbiamo selezionato, e sono pochissime per adesso, sono 25, ma con cui collaboriamo e a cui giriamo i lead, perché sappiamo che loro in quel determinato cluster, di tipologia, in quella determinata zona, sono più efficaci di quanto possiamo esserlo noi. Poi c'è un terzo cancello in cui apriamo a tutte le agenzie immobiliari quando abbiamo necessità di maggior velocità, e quindi lasciamo a terra tutta la nostra parte commissionale perché abbiamo bisogno di soddisfare il nostro cliente con una velocità, diciamo, più importante. Quindi l'agente immobiliare è, se è specializzato in una determinata zona, in una determinata fascia, è il nostro partner importante, ma non ne selezioneremo migliaia come, diciamo, magari fanno tanti. Abbiamo bisogno di soggetti che siano veramente specializzati. Gli altri, diciamo, devono capire che sul mercato ci si riuscirà a restare con questa trasformazione in corso se sapranno dare qualcosa in più, e molti lo fanno, ma quelli che aprono le porte e le chiudono probabilmente non avranno più senso di esistere. Grazie, grazie Renato. Armando Sacco scrive: ci fosse un MLS ben strutturato che funzioni in Italia, Big Data, li avremmo già in categoria disponibili a tutti gli agenti immobiliari. Sì, Armando, è vero, questa affermazione paga un po' lo scotto anche della tua, insomma, della tua esperienza lunga negli Stati Uniti, dove l'MLS di fatto è diciamo normalità. Comunque è un concetto assolutamente corretto e condivisibile. Christian Calusa, visto che, insomma, MLS, Stati Uniti, investimenti all'estero. Allora, voi avete a che fare con tanti agenti immobiliari. Quali criticità vedi nell'utilizzo del digitale da parte loro, e come secondo te possono superarle? Sì, ma devo dire che in questi 12 anni di attività abbiamo stretto, insomma, collaborazione con qualche migliaio di agenti. Sicuramente adesso magari parliamo di quelli italiani, perché poi c'è una gran differenza degli agenti che abbiamo nei vari paesi del mondo, anche dell'uso della tecnologia. La maggior criticità, che contiene in sé per assurdo anche il superamento, è che generalmente si tende a vedere, secondo me, il mondo digitale come uno degli strumenti, ma si continua a ragionare in analogico. Cioè, l'abbiamo visto anche nei recenti lockdown. Se prima una transazione non poteva che passare attraverso uno o più incontri di persona, e praticamente pochi sapevano cos'era Zoom, o vedevano impossibile il chiudere una trattativa tramite questi strumenti, ora la situazione si è praticamente ribaltata e le video call hanno sostituito molti degli incontri con i clienti. Anch'io resto dell'idea che ovviamente l'incontro umano, il condividere con i colleghi, col cliente, è diverso, ma credo che tutti noi, in Italia, con lockdown
più rispetto ad altri paesi dove erano molto più tecnologici, abbiamo visto che veramente la tecnologia ci permette di fare molto più di quello che pensiamo. E secondo me è sempre di più il digitale diventa lo standard. Quindi non è più sufficiente fare qualche post, mettere qualche annuncio online, poi continuare con appuntamenti in agenzia, brochure A4, vetrina. Bisogna pensare in digitale. E spero che anche in Italia si possa arrivare a una transazione immobiliare completamente digitale, o almeno ampiamente nel digitale. Io ovviamente abituato al sistema americano, in 12 anni ho comprato e rivenduto più di 3.800 case e io tutte le acquisizioni le faccio online, chiamalo DocuSign, altri sistemi, altri strumenti, ma credo che in 12 anni e mezzo di attività, su ormai forse più di 4.000 proprietà, sono andato dall'avvocato 3 volte, chiamiamo avvocato notaio, perché in America non c'è il notaio, ma più perché ero lì, ma non c'era necessità. Quindi insomma, sicuramente vedo negli agenti, spero appunto che riescano un po' a capire che la tecnologia offre tantissimo. Poi lo vediamo, lo dice l'ANAR in America, come insomma, molti dei presenti, la gente cerca l'immobile sull'online e quindi è uno strumento che viene sempre più utilizzato. Quindi bisogna un po' trasferire, adattare alcuni metodi di lavoro operativi che per anni hanno gestito la nostra agenzia e portarlo nel digitale. Chiarissimo, guarda, condivido con te l'esigenza di insomma, usare il digitale non soltanto come ruota di scorta, la bisogna, e quindi insomma in lockdown usiamo Meet, Zoom, poi smettiamo, continuiamo però, pensiamo a così instradare, creare un flusso, un processo di produzione proprio dall'acquisizione fino in fondo che in qualche modo diventi complementare ma strutturato e stabile in ogni agenzia immobiliare. Samuele Lupidi, allora… Fintech che avanza, no? Piattaforme di ogni tipo che permettono di investire, permettono di prestare soldi tra privati, insomma tutte cose belle. Mi piacerebbe pensare ad una piattaforma fintech anche per i mutui immobiliari, per condizioni e per velocità. Quali sono secondo te 3 cose che potrebbero avvicinare il mercato della mediazione del credito e dell'immobiliare al 21° secolo? Guarda, Gerardo, ti dico 2 cose che potrebbero sembrare scontate, ma che secondo me non lo sono ancora. Trasparenza, 1; 2, qualità morale e professionale dei mediatori. E poi c'è la terza, velocità nella fase istruttoria e decisionale. Ti parlo di trasparenza perché il cliente deve sapere subito quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri, quali sono i costi, senza bisogno di procrastinare, quindi facendo e trovando sorprese lungo il percorso. Qualità morale e professionale dei mediatori, il lavoro da fare qui è ancora tantissimo. Ecco, per riferirmi a quello che si diceva prima, se avessi la bacchetta magica, ti dico che l'accesso alla professione è davvero è ancora troppo facile. Non possiamo lasciare alla buona volontà di ciascuno il proprio miglioramento professionale e lo standard minimo di moralità ed etica. Poi la velocità nell'istruttoria e nella decisione. E qui la vera innovazione, per il linguaggio semplice e comprensibile, le procedure sicure su piattaforme digitali, anche con la blockchain per qualche parte di documentazione, utilizzo di algoritmi predittivi, come dicevo prima, per affinare meglio lo scoring, e questo genera tempi veloci di risposta. Alpha Credit lavora proprio per dare al mercato immobiliare clienti che non devono preoccuparsi, e qui l'unione con il mondo immobiliare, di fare proposte d'acquisto con clausole sospensive, perché entreranno ed entrano nell'agenzia immobiliare con già la delibera in mano. Ecco, questo immagino l'unione tra mediazione del credito e immobiliare. Aspettiamo tutti. Ultima domanda, allora Angelo Semerano, tu sei balzato agli onori della cronaca,
stai tranquillo, non per i festini, tu sei esente da questa cosa, sei moralmente infatti, ineccepibile. C'è qualcosa che non so. Esatto, ma in realtà per l'acquisizione da parte di Idealista, no? Perché l'immobiliare interessa così tanto agli operatori finanziari tipo il fondo EQT, per esempio? E gli agenti immobiliari hanno ragione di doversi in qualche modo preoccupare? Guarda, allora, io penso che gli agenti immobiliari non si debbano preoccupare, anzi c'è solo, secondo me, da rallegrarsi, perché finalmente anche il settore immobiliare viene attenzionato da quelli che sono i fondi di investimento. A parte, ecco, abbiamo già visto Casavo, adesso abbiamo visto appunto Idealista, noi, Casa.it, Miogest, ma se prendiamo una notizia del Sole 24 Ore di una settimana, 10 giorni fa, il 19 di novembre, pensate a Satispay, una startup italiana, no? Molto attiva nel settore praticamente dell'agevolazione dei pagamenti, e c'è stato un round internazionale che ha fatto una raccolta, mi pare, 93 milioni di euro circa, dove hanno partecipato, oltre a dei fondi italiani, solo uno, poi tra l'altro che era Team Ventures, ma anche fondi internazionali del calibro di Square, piuttosto che Tencent, LGT Lightstone e così via. Diciamo, in Italia, a livello di proprio sistema paese, c'è stata sempre osticità da parte degli investitori internazionali, quindi il fatto che adesso piattaforme del calibro anche di Square, che è comunque una fintech americana anche guidata dall'ex fondatore di Twitter, fondamentalmente, si vadano ad avvicinare anche al settore immobiliare, dà sicuramente nuova linfa e nuova spinta per tutte quelle che sono le attività innovative, le start-up e così via, che ruotano intorno al settore immobiliare. Di fatto, perché gli agenti non si devono preoccupare? Per quello che dicevo prima, il fatto della relazione umana, che è la base comunque di tutto quanto il sistema, perché è impossibile pensare a un sistema di mediazione immobiliare o creditizia che ci possa essere, dove si va a spersonalizzare e digitalizzare completamente tutto il processo e passarlo solo all'intelligenza artificiale. E converranno tutti quanti con me, gli agenti immobiliari, diciamo, non di primo pelo, quelli che hanno qualche anno di attività sulle spalle, che sempre più spesso, ed è fondamentale la consulenza dell'agente nel processo non soltanto di acquisto post selezione immobiliare, ma nella pre-selezione dell'immobile. Quante volte il cliente entra in agenzia che vuole comprare A, poi finisce per comprare Z, perché non si rende conto di quali sono A, le sue possibilità a livello di credito, B, le sue effettive esigenze abitative, fino a quando poi non inizia appunto a visitare appartamenti, ma anche a raccontarsi all'agente immobiliare di riferimento, che diventa proprio poi il suo effettivo consulente. E tutto questo, una piattaforma tecnologica, intelligenza artificiale, un portale, un gestionale, non riusciranno mai a sostituirlo, ovvero mai, non penso da qui ai prossimi 20, 30, 40, 50 anni. Tra 1000 anni, non so se saremo ancora qui a sinergie 3020 a parlare di questo, vediamo un po' che succede. Ambizioni di lungo periodo, Angelo. Quindi, avevo qualche capello bianco in più, dai. Molto bene, allora, tempo scaduto, ci sono ancora delle domande e salutiamo Giuseppe Contestabile, Alex Foglino, Tom Cogliard. Faremo avere le vostre domande ai relatori poi nei giorni a venire, quindi avrete comunque risposta. Ringrazio quindi Renato Ciccarelli dallo studio e Pietro Pellizzari, grazie per essere stati con noi, e poi Samuele Lupidi, Angelo Semmerano, Cristian Calusa e Fausto Maglia. Grazie mille. Allora, pochi minuti ci separano alle 13.15, ma non sarò io il moderatore, bensì Paolo Leccese, per la prossima tavola rotonda, che avrà come titolo Acquisizione, promozione e vendita, come la tecnologia può costruire un percorso digitale completo al servizio degli agenti immobiliari, con tanti anche gli ospiti illustri votati al digitale. Quindi, insomma, vi ringrazio e vi ricordo che avete altre stanze virtuali dove poter accedere continuamente per vedere i vari workshop, e anche il tastino programma per vedere a che punto siamo, insomma, di questa kermesse, di questa maratona. Nel frattempo, quindi, grazie. 13.15 qui con Paolo, tra poco. A presto, allora.